Pellacani, lo possiamo dire ufficialmente bentornato? Grazie mille, sì, lo possiamo dire ufficialmente, ci siamo. Allora, una convocazione domenica scorsa e adesso addirittura si dice uno spezzone di partita a Catanzaro. Vediamo, questo non lo posso decidere io, lo decide il mister, però sì, dai, già con la convocazione è stato bello, insomma, rientrare a fare tutta la giornata con la squadra, andare in panchina, l'ansia, rivivere le emozioni della partita, quindi è stato bello. Come sta Filippo Pellacani? Il ginocchio. No, il ginocchio sta bene, dai, un po' di assestamento, diciamo, però non si gonfia, sta bene, quindi l'importante è quello. Dopo, ovviamente, è diverso lavorare a parte, da soli, che in gruppo, con situazioni magari che non puoi prevedere, però fa tutto parte del programma, diciamo. Quanto pensi ci voglia per ritrovare il ritmo a gara? Ma lo ritrovi solo giocando, perché secondo me fisicamente comunque sto bene, anche nei lavori, quindi la corsa ce l'ho, diciamo. Però ovviamente il ritmo gara lo ritrovi giocando e lo farò di partita in partita, in allenamento, però dai, penso non tantissimo, spero. Il test Gradoni l'hai superato, sì. Come Sì, superato quello. Ha tenuto. sono dal vivo? Ah, è una cosa bella, insomma, lui lo si conosce che diciamo è famoso per i suoi gradoni, i suoi metodi, però sono metodi che ha un allenatore, e bisogna seguirlo e basta. Senti Filippo, quanto è stato duro 6 mesi, 6 mesi e mezzo lontano dal campo, lontano dai compagni? È stato duro, soprattutto i primi fino all'anno nuovo, dai, che ero a fare le cure al medical, andavo solo la domenica alla partita, era un po' duro a livello mentale, però dai, non ho mai mollato, ho sempre lavorato, sono sempre stati vicini anche i ragazzi, quindi è passato abbastanza veloce, dai. Fosse dipeso da te, i 6 mesi li bruciavi. Vabbè, ma è meglio fare 6 mesi che 5 e dopo rifarne altri, quindi meglio così, dai, sta Do andando tutto bene. dovesse essere uno spezzone di partita, il primo test è contro Iemmello, contro Biasci, contro la squadra che ha dominato il campionato. È un bel test. È troppo facile farlo con quelli scarsi, diciamo, no, dai, a parte gli scherzi. Però è un bel banco di prova anche per la squadra, per vedere a che livello siamo. Come ho detto, dobbiamo portare via punti perché il nostro obiettivo è quello di arrivare lì nelle terze. Pellacani, valore aggiunto playoff per il Pescara? Speriamo, questo lo dirà il campo, solo quello può dirlo. Però io ce la metterò tutta.